È così che le hanno insegnato a sarcheggiare. Ah, mi scusi tanto. Sono il professore David Kugloff. Ma sì, signora, certo, ho segnato il suo appuntamento, martedì alle 10:30. Certo. Nel frattempo prenda quei tranquillanti che le ho prescritto. Sì, arrivederla, signora. Scusi, professore, è arrivata la signora Fostain. Va bene, la faccio entrare. Ah, professore, grazie infinite per aver accettato di ricevermi così presto. Ci tenevo molto, signore. Sono stato io a risvegliare in lei, come lei ha detto, la coscienza dei pericoli psichici, no? Eh sì, professore. Si accomodi, signore. Grazie. Ah, la sua conferenza, che rivelazione per me. Prima tutto mi sembrava normale. Niente è normale, signora. Eh no, niente. Si segga, la prego. Tutto quel che ha detto sulla vita dei coniugi e le relative malattie inconsce. Ma che rivelazione per me, professore, che rivelazione, non può immaginare. Si calmi, signora. Sì. La revisione dei valori le avrà aperto gli occhi sul suo stato, che per la verità mostra i sintomi caratteristici di uno squilibrio psichico. Eh? Ma, professore, non si tratta mica di me? Ah, no? Oh, no, si tratta di mio marito. Ah. Prendo qualche appunto. Lei è italiana? Sì, mio padre venne a lavorare in Francia dove sono cresciuta e a Nizza ho conosciuto mio marito. Quanti anni ha? 47. Professione? Industriale. Oh, le devo dire subito però che è un marito perfetto. Anzi, stasera festeggiamo il 12° anniversario di matrimonio. Ah. E niente figli? Oh no, me lo avrebbe detto. Di voi due, signora. Oh, mi scusi, no, no, niente figli, ma una vita equilibrata, armoniosa, molto piacevole. E lui è sempre sorridente, sa? Bene, allora cos'è successo al signor Fostain? Ebbene, professore, dopo la sua conferenza l'ho visto sotto una luce nuova. Che cosa ha trovato di cambiato in lui? Oh, in lui niente, ma in me tutto. Quando penso che il male forse lo sta minando da molti anni che io, povera ignorante. Coraggio, coraggio, signora, non si deve disperare. Forse mi ha consultato in tempo. Prima di tutto ha da segnalarmi per il passato delle crisi psichiche caratteristiche, come per esempio lo stupro. Oh, lo stupro? No, niente stupro. Ah, niente stupro. E nemmeno dei torpori mistici con decisione di prendere i voti? No. No? O desideri assurdi come quello di presentarsi alle elezioni? No, mai. No, mai. Insomma, deve avere notato qualche sintomo, no? Dei sintomi? Ma se non faccio altro? Il nostro domestico annota tutto quello che fa. Benissimo, allora mi citi qualcuno di questi sintomi. Anche i dettagli più insignificanti hanno un notevole valore. Eh sì, certo. Cerchi di vedere suo marito con il pensiero. Nel suo ufficio, magari. Il posto di lavoro per uno psicanalista è un elemento della massima importanza. Chiuda gli occhi. Eccolo, lo vedo. È proprio nel suo spremisoldi. Lui il suo ufficio lo chiama sempre così. Sta dettando una lettera alla sua pestatasti. E è così che chiama la sua segretaria. Si sgranchisce le gambe perché ha il formicolio facile. Passeggia per tutta la stanza, va fino alla finestra e picchietta sul vetro. Ah, è molto utile saperlo, signora, molto utile. Continui. No, una domanda. Appanna mai il vetro con l'alito? Sì, professore. Oh. Badi, non deve nascondermi niente, signora. No. Continui pure. Riprende a passeggiare. Sì. Guarda il tappeto. Il tappeto? Sì, professore, fissamente. Si siede, accavalla le gambe e continua a dettare. Tutto questo lo so da Blaise, il nostro maggiordomo, che lo sorveglia e tutte le sere mi riferisce cosa ha fatto. Oh, lui non lo può soffrire, lo chiama zampa di velluto, perché va e viene senza far rumore. Gli è venuta perfino l'idea di mettergli un campanello al collo come si fa coi gatti, per sentirlo quando si avvicina.
Per esempio, a tavola, raccoglie tutte le briciole e se le mangia. Così, sì. Sembra una gallina. Non è mica finito, sa. Ho saputo dal suo procuratore che in fabbrica si diverte a fare delle barchette di carta. Delle barchette di carta? Complesso di evasione. E sa che cosa è capace di fare quando si lava i denti? No. Mi parla con lo spazzolino in bocca. No. Sì. Quando è in bagno, lui crede che non lo veda. Invece io lo guardo. E sa che cosa vedo? Lo sa, signora, che lei ha una conoscenza di suo marito allo stesso tempo cosciente, incosciente, subcosciente, precosciente e direi anche cocosciente, della quale non si può negare la penetrazione. Vediamo, signora, ancora ai genitori? Sua madre soltanto vive in provincia. Ah, quanti anni aveva quando gli morì il padre? Oh, era ancora un bambino. Un bambino? E come è avvenuta la morte di suo padre? Beh, accidentalmente. Ah! Poveretto, mi hanno raccontato che suo padre cadde nel vano di un montacarichi. Lei capisce che mi deve dire assolutamente tutto? Sì. La più piccola omissione renderebbe inutili tutti i miei sforzi. Certo, professore. Signora, lei è proprio sicura che non abbia ucciso suo padre? Oh, come può pensare una cosa simile? Ma il complesso di Edipo. Il complesso di Edipo? Che spingendo il figlio verso la madre lo porta a uccidere il padre. Ma è spaventoso. Già, è piuttosto increscioso. I complessi fondamentali allignano nell'infanzia. Ora, spingere un bottone per azionare indebitamente un montacarichi è un gesto specificamente infantile. Ma è tremendo pensare che... Suo marito ha dei fratelli, delle sorelle? Sì, una sorella divorziata. Ha telefonato anche stamani e... Ah, e telefona spesso? Sì, professore. E sua sorella dopo tutto, no? Signora, io ho quattro sorelle e non mi telefonano, mai. Procediamo. Signora, sa dirmi come la pensa la signora Faustin riguardo il matrimonio di suo fratello? Ma non saprei. Aspetti un momento. A cosa sta pensando adesso? Ma al complesso di Oreste, signora. Che attira il fratello verso la sorella. Cosa? François e Christian? Oh, che orrore! Signora, signora, superi una volta per tutte certe reticenze. Le domando di ricordarsi l'atteggiamento di sua cognata il giorno del vostro matrimonio. È passato tanto tempo. Non avevo occhi che per François. Cerchi di rivivere quel giorno. Su, si stenderà, prego. Per rilassarsi. Permette, signora? Mi scusi, la prego. Cerchi di allontanare tutti gli altri pensieri. Torni al giorno del suo matrimonio. L'anno scorso erano 10, quest'anno sono 11. 12. Sono 11. No, 12, imbecille. Antonia, tu hai sempre ragione. Non diceva così quando era piccolo, signor François. Ma non hai certo più buon gusto di Blaise. Avanti, lasciate fare a me, fuori dai piedi, andatevene. Ma François, che no, stai facendo? No, lasciami fare, aspetta. Le voglio disporre a cuore. Beato te, sei proprio un marito felice. Sì, Hubert, un marito felice che lo è un po' meno da qualche giorno. E perché mai? Sei farmacista tu, Hubert. Sì. Ti fanno sempre delle confidenze. Come ti spieghi questo? Io sono come un autista che, conoscendo bene la sua macchina, sente un rumore insolito e non sa da dove viene. Dal motore, dalla carrozzeria. Mm. E la macchina è Hélène? Sì, Hélène. E dato che è una macchina italiana, è ancora più delicata. Beh, sai, italiane o francesi, le donne hanno tutte delle piccole crisi. Sì. Guarda la mia, si crede il padre eterno. Speriamo che Hélène non si creda il diavolo. Hm? Avanti, su, aiutami a cuore, eh? Vieni. Tutti quei vestiti così fuori moda. Ma insomma, dov'è? La chiami, l'aiuterà. Ah. Sì. Christian. Più forte. Christian. Sì.
Christian! L'ha vista, vero? No, non posso. E perché, signora? Perché non c'era. Come? La sorella non era al matrimonio di suo fratello? Oh, no, me lo ricordo benissimo. Avrei avuto qualche impedimento, ecco. Di fronte al matrimonio del fratello non devono esistere impedimenti di nessun genere. È vero. Dov'era il piccolo François il giorno dell'incidente? Dov'era la sorella il giorno del vostro matrimonio, eh? Sono tanti enigmi inquietanti ai quali lei non ha mai pensato, mai. Sì, lo confesso. Già, inutile, ben inteso, farle delle domande sugli anni passati in collegio dal giovane François. Torturava gli animali? Gli piaceva travestirsi? E da cosa? Aveva paura della luna? Altro elemento essenziale della sua libido. A che età e in quali circostanze ha impegnato la sua virilità? Ah, vuol dire il servizio militare? No, signora, non militare. Oh, oh sì. No, non lo so. Me l'aspettavo. Insomma, lei ha affidato il suo destino ad un uomo del quale che cosa sapeva, in fondo? Niente. E questa collusione dura da 12 anni? C'è da farsi venire i brividi. Insomma, professore, cosa devo fare? Deve mettersi l'impegno, signora, senza perdere un istante. Interroghi suo marito, abilmente, senza metterlo in guardia. Blaise, allora vuoi servire questo champagne? È emozionato, è molto sensibile, ha visto le candeline. Beh, anche lei, le farà bene. Grazie, mi dà subito la testa. Fare, perché? Miei cari amici, miei cari amici, le coppie felici non hanno storia. Allora lascia perdere i brividi. Dammi il braccio, mio vicino. A coppia modello, amici modello. Hubert e Lucien, un dono da coppia a coppia. E ci metteremo tuo padre. Mio padre? Ah no, noi due. Grazie, cara Lucien. Tanti auguri, mia auguri. Cara. François. Grazie, amici miei. Olga, un'amica tutta fuoco e tutta fiamme. Grazie, Olga. Alla rossa. Già, alla rossa. Cécile per bere nei tête à tête. François. E vieni a vedere che bel gioco di scacchi. Oh. La mia sorellina. Sorellina. Per me sarai sempre piccola. Grazie, Christian. Ed ecco il mio regalo. E il mio, signor Faustin? Oh, mi scusi, mio caro Dutail, dimentico sempre il mio braccio destro. I due sposi che vennero cambiati in alberi. In alberi? Sì. E perché poi? Beh, ma Filemone e Bauci? Ah, è vero. Molto grazioso, grazie, signora Dutail. Ora tocca a me. Oh, com'è bello. Mi piace? Tanto. No, non posso credere che tu sia capace. Capace di che, scusa? Niente. Alla salute! Grazie! Alla salute di Filemone Bauci. Grazie. Farmacista? Sì. Sì. Salute. Senti, mi sai dire chi era questo Bauci? Allora, ti piace? Moltissimo. Buon anniversario, tesoro. Credo che Blaise stia per farsi licenziare. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Da qualche giorno mi sta alle calcagna dalla mattina alla sera e non riesco più a liberarmene. È un uomo che ama la compagnia. Appunto. Soprattutto la mia. In fondo, lei ha sposato un uomo del quale non sa nemmeno se ha ucciso suo padre. E questa collusione dura da 12 anni. Io me ne vado a letto. Buonanotte, Blaise. No, no, aspetti, io avrei qualcosa da chiederle. E non puoi aspettare domani? No, 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 no. E venga qui. Mi dica, quando il signore era piccolo, aveva paura della luna? Tutto qui? È questo che volevi sapere? No, no, e gli piaceva travestirsi? E da che? E dica, torturava gli animali. Andiamo.
I camerieri sono curiosi per natura, ma tu stai esagerando. Ecco, vede, per la signora non sa niente dell'infanzia del signore, capisce? Ah. Quello che succede nell'infanzia sembra che sia molto importante. Adorava gli animali. Proprio per questo ha assunto te. Deve interrogare suo marito senza metterlo in guardia. François! François! Tu non mi parli mai della tua infanzia. Dov'era il piccolo François il giorno dell'incidente? Dov'era la sorella il giorno del vostro matrimonio? Sono tanti enigmi inquietanti ai quali lei non ha mai pensato. Esatto, bene. Ah, chissà. Porterò a casa del signor Fostenne anche le altre pratiche, perché con questi clienti olandesi non sono riuscita a parlargli. Le faccio i miei complimenti, signor Fostenne. Le sue attrezzature sono regali. Siamo a Versailles, qui, signor Van Drick. Van Drock, 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 Drock. Accomodatevi, prego. Cosa desidera, signore? Niente. E la padrona? La Svezia, la Norvegia, la Danimarca. Tutto il mercato scandinavo, insomma. È un affare interessante, no? No. Come? Sì, 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 molto interessante. Scusate un minuto, signore. Ma che ti è successo? Non hai mai messo piede in fabbrica? Appunto, è bene che mi interessi di più alla tua vita. Molto gentile da parte tua, ma sei capitata male, ho dei clienti olandesi. Ah, beh, pazienza. Aspetta, di che volevi parlarmi? Oh, così, di tutto, della tua infanzia. La mia infanzia? Andiamo di là. Ah, bene, aspetta un momento. Sì. Signori, sono desolato, un affare di famiglia inatteso, sarò da voi tra un minuto. Perché non approfittate per vedere i progetti dei nuovi rapporti? Bene. Nell'ufficio del mio procuratore, stanza 15. Ah, sì, 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 ma certamente la famiglia innanzitutto. Scusatemi, signori. Non ci sono per nessuno. Sì, signore. Ora devo dirti io qualcosa. Che ti succede da qualche giorno? A me? Sei preoccupata. Su, confessalo. Perché? Oh, non lo so bene. È una cosa cosciente, incosciente, subcosciente e perfino cocosciente. Cocosciente? Gli farà una scenata. Su, parla. Ho da fare con gli olandesi. Ebbene, François, è per tuo padre. Mio padre? Se non l'hai conosciuto. No, ma dato che in questo periodo penso molto alla tua infanzia, penso anche a lui per forza. Ma perché in questo periodo pensi alla mia infanzia? Perché è l'infanzia che rivela l'adulto. Tu l'amavi, tuo padre. Oh? Se amavo mio padre? L'adoravo. Oh, davvero? Sai, mi è piaciuto come l'hai detto. Oh, François, che bello, che bellezza. Hai visto? L'ha abbracciato. Dimmi, caro. Sì? Il Montacarichi. Quale Montacarichi? L'incidente di tuo padre, non mi hai mai detto. Perché stava in basso invece di stare in alto? Oh, ma che ne so, io ero piccolo, sarà stata una negligenza. Non giocavi mai con quel Montacarichi, tesoro? Ma certo, era il mio gioco preferito. E il giorno dell'incidente, tu dove eri? Ah, se è per questo sta tranquilla, non ho visto niente, ci giocavo solo la domenica. Tuo padre non è morto di domenica? No, di giorno feriale. Oh, François, di giorno feriale. Oh, è meraviglioso. Ciao, ciao, caro. Era feriale, sei sicuro, vero? Me lo ricordo bene. Era di giovedì. Era vacanza a scuola. Hai detto di giovedì?
Che importanza ha? Ha una grande importanza, François. Senti, i clienti olandesi... E tua madre? Mia madre, era uscita mia madre. E sei rimasto solo? Sì, con Christiane. Ah, Christiane, è vero. E vostra madre vi aveva lasciati soli, ma che imprudenza. Ma no, eravamo sotto la sorveglianza di Antonia. Ah, sul serio? Ma sì, sul serio. Ed eravamo molto arrabbiati con lei. Ah, perché fu molto severa? Piuttosto, sai, noi volevamo uscire, ma faceva freddo e ci tenne bloccati tutta la giornata. Bloccati? Ah, ma allora era impossibile giocare con il montacarichi. Sì, impossibile, perché non si scherzava mica con Antonia. Brava Antonia, gli darò un aumento di stipendio. Hélène, io non dico. Le presento mia moglie, signor Van Drick. Truco, mi scusi. Passava da queste parti Bene. Allora... Oh, caro, non immagini come mi ha fatto piacere quello che ho saputo sulla morte di tuo padre. Ciao. Ciao. Permesso? Sicura. Arrivederci. Accomodatevi, buongiorno, signori. Arrivederci. Arrivederla. Ciao. Di un po', chi è? La moglie del padrone. I miei complimenti, signor Faustin. Lei ha una moglie reale. Come ha detto? Reale. Ah, regale. Sì. Sono pienamente d'accordo, ma ora discutiamo sul nostro contratto. Sì. Posso andare, signor Faustin? Sì, grazie. Signori? Il montaggio lo faremo nelle mie officine di Rotterdam. Coprono una superficie di 2 ettari. Spero verrà a visitarli, eh? No? Oh, certamente. Va bene. Con sua moglie. Io vedo che siete inseparabili. Oh, no, 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 le donne innanzitutto, signor Faustin. Scusate un momento, signore. Niente, niente. Hai dimenticato qualcosa? Sì. Che cosa, fa presto, per favore? Christiane. Christiane? Cosa Christiane? Che ha fatto Christiane? Beh, non qui. Un'altra volta, va. No, 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 subito. Che cosa ha fatto Christiane? Ecco, perché non è venuto al matrimonio? Quale matrimonio? Ma il nostro, François. Hélène? Hélène, tu stai dando i numeri. Era damigella d'onore, scusa. Ah, no, no, François, non ci venne. E tu lo sai benissimo. Può anche darsi. In questo momento non me lo ricordo più. E ho gli olandesi. François! Oh. Perché non c'è venuta? Che ne so io, in tutto questo tempo potevi informarti. Senti, François, prova a telefonarle. A Christiane? Ma perché? Ma per chiederle dov'era il giorno del nostro matrimonio. È ridicolo. Mai in 12 anni la mia famiglia ti aveva dato tanti pensieri, mai. Signorina, mi chiami il 1225. Sì, signora. Scusate, signori, ho una telefonata molto urgente da fare. Sì, ma la prego, la Grazie. Prego. Questi francesi. Ecco il 1225, signore. Oh, grazie. Sai che bella figura. Pronto? Pronto, Noemi? Il signor François, c'è mia sorella? Ah, non c'è? Meglio così. No, 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 per me va benissimo. E cosa non ho? Non potevi chiedere dove è andata? Ci sono dei limiti a tutto e poi ci sono anche gli olandesi. Io non ho tempo da perdere, ti saluto. Che numero, Noemi? Anjou 1719. Grazie, Noemi. Signorina, per favore, mi chiami Anjou 1719. Subito, signore. Pronto? Anjou 1719. E poi lo passi al signore. Bene, signore. Se ho capito bene, tasse comprese, fa in tutto 1.320.000.000, vecchi franchi, naturalmente, sì. Vero? Sì, sì, esatto. Sì, esatto. Ecco, esatto. Signor Faustin, Anjou 1719. Concluda prima il suo affare di famiglia, signor Faustin. Mi rendo conto che è molto importante. Molto gentile. La prego, signora, si accomodi. Anche da noi la famiglia viene prima di tutto. Sì. Sì. E la prego, non si disturbi per noi. Bitte kommen Sie mit. A tra poco. Speriamo. Insensata. Non hai idea che cosa sia un'ossessione. Ma so cos'è il ridicolo, quello di cui ci stiamo coprendo fino al collo. Ci vuole tanto poco e poi non ci pensiamo più, eh? Pronto. Pronto. Vorrei parlare con la signora Christiane Faustin, per favore. Come? Che casco? Ah,
sotto il casco. Che casco? Dal parrucchiere. Urgente, insomma. François. Sì, sì, urgente. Bene, bene, aspetto. Potevo lasciarle il messaggio. Vuol dire alla signora Christian Fostein che suo fratello vuol sapere dov'era il giorno del suo matrimonio 12 anni fa. Calmati. Grazie. Pronto, François? Io volevo domandarti, com'è successo che tu non sei venuta al matrimonio? Quale matrimonio? Ma al mio matrimonio. Con chi? Oh, con Hélène, perbacco. Ah, non se l'aspettava, eh? Non se l'aspettava, no. Senti, François, ho tutti i capelli bagnati, quindi se vuoi fare lo spiritoso... Oh, no, cara, io sono qui con Hélène. Parlavamo del passato e, riesumando certi ricordi, ci siamo domandati perché diavolo non sei venuta al nostro matrimonio. Eravamo un po' preoccupati. Non sarete mica impazziti voi due? Dov'eri, scusa? Dov'eri? È davvero inaudito. C'era e come? Dove? Dov'era? Al nostro matrimonio. Certamente. Ricordo benissimo adesso. Ah, sì, è vero, c'era. Col vestito di lame d'oro. Ma sì, molto carino. Com'è che non l'ho notato? Un lame d'oro si nota, mi pare. Sì. Damigella d'onore, ma pensa cosa ti avevo detto. Naturalmente. L'incidente. Ma sì, l'incidente in sacrestia. Che incidente? Ma che me ne importa? No, ora basta. Quale incidente? Ne ho abbastanza. Ma pronto? Sì, sì, sono ancora io. Sì, sì, sono qui, sì. Senti, Christian, no, non preoccuparti. Mi chiedo solo come ho potuto dimenticare una cosa così importante. Improvvisamente non l'ho vista più. Improvvisamente non ti ho più vista. Doveva essere troppo vicina. Dovevi essere troppo vicina, eh? Chi, io? Sì, io mi sento bene. Perché? Ah, no, ti prego, non arrabbiarti, per favore. Andiamo. Scusa, non si può avere un'amnesia? D'accordo, torna sotto il casco. Cose dell'altro mondo. Una brutta notizia? No, mio fratello è pazzo. Era proprio furiosa, dovremmo invitarla a cena. Sì, tesoro, con piacere. Ah, che sollievo. Ah, hai ragione. Che sollievo. Buongiorno, signora. Oh, professore, professore, come sono felice. Non ha ucciso suo padre e ha rispettato sua sorella. Ah, così possiamo scartare i complessi di Edipo e di Oreste. E comprendo, signore, il suo sollievo. Si accomodi, prego. Ma ce ne sono molti altri. Eh sì, ma sono già due di meno, professore. E i più terribili. Purtroppo, signore, ce ne sono di più terribili ancora. Ed è necessario trovare quelli del signor Fostin. Nel caso di suo marito vorrei usare un metodo che ho avuto l'onore di mettere personalmente a punto e che dà modestamente dei risultati stupefacenti. La rimozione per contagio. È contagioso? No, mi spiego. Sì. Suo marito blocca nel suo inconscio dei desideri assopiti. Ebbene, se delle persone che lui frequenta si liberassero delle loro inibizioni, voglio dire, se dessero sfogo in sua presenza ai loro desideri più segreti, può darsi che suo marito venga preso da un desiderio di emulazione irresistibile, che lo porta a liberarsi anche delle sue. Mica stupido. Naturalmente si deve ricorrere alla simulazione. E questo esige che le persone che si prestano siano della massima fiducia. Spetta lei trovarle e suggerire loro il comportamento. Lei pensa che ne sarò capace? Oh, certo, signora. Ecco qua un opuscolo che tratta diffusamente del mio metodo. La rimozione per contagio. Ci troverà tutte le istruzioni necessarie. Ah, professore, se riesco, io non so quanto le dovrò, ecco. Io lo so benissimo, signore. Ma ne riparleremo un'altra volta. E che cosa devo fare? Beh, prenderà la signorina fra le braccia e la bacerà. Cosa? Sulla fronte? Dove vuole, ma con ardore. Neanche per sogno, signora. Nessun uomo mi ha mai presa tra le braccia. Ah, appunto, signorina, questa è l'occasione buona. Io non cerco occasioni, cara signora. Non si offenda, Blaise, ma niente da fare. Signorina, credevo di poter contare sulla sua devozione. Oh. Contavo anche di chiederle di andare un po' oltre. Andare oltre? Con Blaise? No, con il signore. Dopo il fatto, mio marito sgriderà Blaise e lo butterà fuori dallo studio. Lei resterà sola con lui e si lascerà andare sulla sua spalla. Quale signora?
quella che vuole, ma con passione, capito? Senta, signora. Sì? Per la spalla del signore va bene, ma da Blaise niente baci. Signorina, tutte e due o niente? Oh. Chiedo scusa, signora. Che cosa vuole lei? Non so se la signora si rende conto del sacrificio che esige. Come da sarebbe me. Il sacrificio? Sì, proprio, signorina, il sacrificio. Ma sacrificio, Blaise, come sacrificio. Si permette? Il vostro egoismo è disgustoso. Tanto più che io vi chiedo semplicemente di fingere. E va bene, signora, accetto. Ma lo prenderò a schiaffi. Beh, a schiaffi chi? Non il signore, spero. Attenzione, arriva la sua macchina. Presto, presto, via, via. Sì, sì, via, via, via. È ancora qui. Sì, sono qui. La signora Foster mi ha chiesto un'informazione, così sto consultando. Ma farà tardi, posso aiutarla? No, no. Faccio da me, grazie. Come vuole. Cosa vuoi ancora tu? Ah, niente, io passavo così. È su questo libro che deve trovare quella informazione? Sì. La storia della guerra dei cent'anni? Sì. Ah, cosa vorrà mai sapere mia moglie sulla guerra dei cent'anni? Ecco, le date. Le date? Mm. Ah, sì. Dica, signorina Pelusco, lei è con me da tanto tempo e perciò posso farle una domanda. La signora Fosten non le sembra un po' depressa in questo periodo? Veramente? Non trova che ha delle idee un po' strane? Strane? Sì. Forse sì, un po'. Sai, con le donne sono cose che succedono. La ringrazio molto. La guerra dei cent'anni. Mo. Guardi. Oh! Oh! Blaise! Signore, mi scusi, signore, ma dovevo farlo. È stata una cosa disgustosa. Falle le tue scuse immediatamente. Mi scusi, signorina, ma dovevo, lei lo sa. E adesso fuori di qui, ne riparleremo. Sì, signore, ma dovevo, gli dica che dovevo farlo. Ne riparleremo, dovevo! Signorina, io sono desolato per l'incidente, non capisco. Blaise deve aver perso la testa. Oh, ma non voglio che perda anche il posto. La prego, sia indulgente. Oh, è molto carino. La ringrazio per lui. Oh. Molto bello. Cerca sempre quelle date. Sì. Temo che ci metterà un bel po' con la guerra dei cent'anni. Perché non si porta il volume a casa? Oh no! Ormai è questione di poco. Ah, sì? Mi scusi, ma è l'ora della mia partita a scacchi. Vuol bere un cinzano? Ho paura che mi faccia male. Oh no, dopo quello che le è successo la rimetterà in forma. Grazie. Bene, salute. Salute. Thank you.
Che cosa? A caldo? Sì. Sì, fa un po' caldo. Ah. Mm-hmm. Vuole che apra la finestra? Sì, signore, se non le dispiace. Che succede? Allora, tesoro, la facciamo la nostra partita a scacchi? Helen! Eh? Finirò per credere che ci siano dei geni cattivi in casa nostra. Che succede? Blaise non è solo un idiota, è in preda a follia erotica. Cosa ha fatto? Come che ha fatto? Si è gettato sulla Pelusco e l'ha baciata a forza. Ah, sì? E poi? Come? E poi? Perché non ti basta? Blaise, il mio cameriere, salta addosso alla signorina Pelusco, la mia segretaria, e la bacia sotto i miei occhi! Sì, ma l'avevo capito. Ah, la trovi una cosa normale? Niente normale, caro. Blaise doveva averne sicuramente una gran voglia. Dicevi che non stava bene. Beh, adesso starà meglio. Ammiro la tua calma. Ma forse apprezzerai meno il gesto della mia segretaria. Quale gesto? Veramente non dovrei parlartene, ma bisogna che tu sappia. Ebbene, la signorina Pelusco... Un momento! Mi... E la regina. Hop! Era tanto che avevo voglia di farlo. Allora la signorina Pelusco? La signorina Pelusco, che era occupata a cercarti le date della guerra dei cent'anni. Oh no, molto interessante la guerra dei cent'anni, sai, così è venuta verso di me e allora... È il re. Sì, è venuta verso di te? Lasciamo perdere. Oh no, dillo. È venuta verso di me, ha preso il bicchierino che le offrivo e... E... E cosa? L'ha bevuto d'un fiato e poi mi sono messo in poltrona e... Ma cosa fai, tesoro? Era il cavallo. Oh, anche tu? Lo vedi? Oh, François, stai bene? Benissimo. Tieni, l'altra regina, buttala. No, no, dopo di te. Oh, no, dopo di te. Non posso accettare, non litigheremo per questo, sono tutti noi, quindi. Là! Ora, i pedoni, via i pedoni! La torre! Fuori i pedoni! La torre! Il cavallo! La torre! Il cavallo! Gli alfieri! Gli alfieri, gli alfieri! Fuori! Gli alfieri, gli alfieri, gli alfieri. Blaise ha buttato gli scacchi dalla finestra. Ah, io non c'entro, è stato il signore. Il signore? Eh sì, il signore. Io li riporto al signore, scusi. Oh, scusi. Il signore non vuole che l'aiuti. A fare che? A telefonare. Ma non sto telefonando, sto passeggiando. Sto passeggiando. E allora? Già, se passeggia. Sì. Li ho trovati in giardino, mi domandavo come ci sono finiti. Saltando dalla finestra. Certamente. Ora rimettili là e non disturbarmi più e chiamami Antonia. Blaise, come ti senti oggi? Oggi mi sento meglio, signore. Sì, mi sento molto meglio. Uno psichiatra. E uno bravissimo. Pronto, Hubert. Sono François. Ma non posso parlare più forte. No, sto bene. È per Hélène. Per favore, non glielo dire. Certo. La telefonata dal parrucchiere era un po' strana, ma che addirittura... La cosa comincia ad assumere delle proporzioni... Sì, sì, sì. Vorrei che mi indicassi uno specialista, uno psichiatra.
Allora, Blaise? Va tutto bene. Il signore sta passeggiando. Con il telefono. Come? Senza parlare? Sì, sì, senza parlare. Me l'ha anche detto, non sto telefonando, sai, sto passeggiando. Bene, grazie. Prego, signore. Christian, hai sentito? Sì, ho sentito. Ah, sì. E non si può, non si può. Ma certo, sono d'accordo anch'io. Antonia! Che succede? Niente, credevo che volessi romperlo. Rompere il vaso cinese? E perché? Per capriccio. Un vaso come questo sarebbe uno strano capriccio. Ah, mi fa bene sentire queste cose, brava Antonia. Senti. Devo farti una confidenza. Sì. La signora non sta molto bene. Non fisicamente, ma come posso dire? Sì, qua dentro. Ah, l'hai notato anche tu? Oh, il signore non deve preoccuparsi. Dipende sicuramente dalla luna, sa? Sì. Vede, anche Blaise in questo periodo. Sì, è vero, Blaise. Anche la signorina Pelluscono sta attraversando un buon momento. Che le dicevo? È la luna. Oh, speriamo bene. Comunque, ho deciso di consultare uno specialista. Nel frattempo, non bisogna contraddirla. Oh, no. Il signor Hubert me l'ha detto ora al telefono. Dobbiamo piegarci a tutti i suoi capricci. Bene, signore. E soprattutto, non dimostrare mai di stupirsi. Se ti chiede, per esempio, Antonia, è vero che ci metti il pepe nel caffè e il latte? Rispondi con l'aria più naturale del mondo. Ma certamente, signora, come tutti quanti. Capisco. E Blaise, devo avvertire anche lui di assumere un'aria naturale con la signora? Non c'è bisogno. Sarà naturalmente naturale. Eccolo qui. I cavalli. E sono quelli che sono saltati più lontano, per forza, con quattro zampe. Bene. Poveretto. Sì. Ebbene, signora, ancora una volta il mio metodo sta ottenendo successo. Il signor Faustin è in piena rimozione. Butta le figure degli scacchi dalla finestra. Interpretazione rivolta contro il genere di vita attuale. E cosa si augura? Il secondo gesto fornisce la spiegazione. Prende il telefono senza staccarlo, me l'ha detto lei. Se lo stringe al petto, lo porta a spasso, gli parla, sembra supplicarlo. Aspetta un segnale. Un segnale da chi? Ma dall'oggetto della sua inibizione, elementare. Permette, signore. Sei tu, amore? No, signora, ora non è possibile. Mi telefoni domani, per favore. Ci vediamo alle 5 al solito posto. E questo oggetto sarebbe una donna? A meno di un'evoluzione dei costumi del signor Faustin? Sì, signora. Mi stupisce. Ma vede, sono certa che mio marito non mi ha mai tradita. Guardi, io ne sono sicuro, signora. Ah. Appunto questa sua ostinazione nella fedeltà. Me la trova normale? Ah, perché non è normale? Evidentemente. Mm. Ma... per quel fatto del telefono. Il telefono è un simbolo. Ah. Quella donna, lui la chiama con tutto il suo essere. La cerca, l'aspetta, la sogna, ma non sa chi sia. Oh, meno male. Tutto si risolve nell'inconscio. Perfetto. Stia tranquillo che non andrò certo a dirglielo io. Come? Ma aspetta a lei dirglielo, signora. Se vuole che suo marito si sbarazzi della sua inibizione, deve permettergli di andare fino in fondo nella sua rimozione. Fino in fondo? Certo. Insomma, lei mi sta chiedendo di aiutare mio marito a tradirmi. Ma no, signora, ma no. Suo marito non la tradirà. Farà quello che noi chiamiamo un transfert. Un transfert? Sì. Il signor Faustin ha bisogno di riversare su un essere nuovo un po' del grande amore che prova per lei. Beh, in fondo è un complimento nei suoi confronti, signore. Ma come faccio a dirgli una cosa del genere? Lo conosco bene, è capace di prenderla molto male. Stia tranquilla, signore, è un genere di idea alla quale gli uomini si adattano rapidissimamente. Ma questa donna, se non lo sa lui chi è, come vuole che riesca a saperlo io? Ma scusi. Beh, le donne che conosce suo marito, le conosce anche lei, no? Cosa? Dovrebbe essere una delle mie amiche. Generalmente, signore, non si deve cercare più lontano. Però non deve nemmeno trascurare le altre. Tutte quelle che il signor Faustin frequenta nella vita di tutti i giorni. Oh, non è piacevole. Non deve pensare a loro come a delle rivali, signora.
ma come a delle infermiere. Delle infermiere dell'anima. Prenda seriamente in considerazione tutte le donne, ripeto ancora tutte, capaci di favorire la... del signor Faustin. Ah, sì. Tu non mi dici di non averlo? Io Allora lo comprerò. È la prima volta che Len riunisce tante amiche, vero? Non capisco perché abbia invitato due dattilografe della fabbrica. Grazie. Vi state annoiando? No, è molto divertente. Ma il padrone, che cosa dirà? Ci ha invitato sua moglie, no? Grazie. Devo andare, tra poco è l'ora di punta al distributore. No, mio marito deve vederla. E anche lei. Quella bionda io la conosco. Mm? Sì, anch'io. Dove l'ho vista? Ah, ci sono, la pompa! Che pompa? Quella della benzina, il distributore. Il distributore? Oh, che razza d'idea! Come sta la signora? Così. Sì. Che cosa c'è? Non è sola? Oh, no, no. Pranzo. Poso la borsa e vengo subito. Sì. Antonia, fa ancora del tè e del caffè ben forte? Certo, con il pepe, come sempre. Naturalmente. François, sai, ho riunito qualche amica. Eccellente idea. E vorrei che tu venissi a dare un salutino. È proprio necessario? Oh, sì, fallo per amor mio, eh? Oh, le mie care dattilografe. Buongiorno, sorpresa. La signora Faustina ha insistito tanto, veramente? Signore. Sì, non volevamo disturbare. Non è vi vero? Preoccupate, ve lo calcolerò come straordinario. La ragazza della benzina va al super. Cadde. Grazie. Prego. Mie care amiche, che piacere rivedervi. Hai ragione. Quando vi riunite a giocare a bridge, Elena ha mai buttato le carte dalla finestra. Che mattacchione. Elena viene sempre alle lezioni di yoga. Sempre, François. E niente capricci, niente stravaganze. È normale, insomma. Elena è la mia migliore allieva. Le darei un bacio. Oh, no, no. Lucien? Sì? Dica. Sì? Sì, andiamo spesso ai grandi magazzini, perché? E l'ha mai vista infilarsi qualche articolo nella borsa? Elena? Non è mai successo. Oh, grazie. Si meriterebbe un bel abbraccio. François. Un'altra volta. Niente male quel tè democratico. Dovresti darne spesso. François? Prima di andare a letto vorrei chiederti una cosa. Tutto quello che vuoi, anche se saremo a letto, Cicci. Ah, no! Non mi chiamare Cicci. Non è il momento, ecco. Perché? Vieni. Dove? Vieni a rilassarti. A rilassarmi? Fallo per amore mio. Non vuoi accontentarmi? Ma sì che voglio. Cosa devo fare? Sdraiati qua. Qui? Sì. E lasciati andare. Dove? Indietro? No, soprattutto dentro. Dentro? Sì, rilassa i muscoli. Metti da parte tutti i tuoi pensieri. Oh, ma cara, non credi che staremo meglio a letto? Ah no, stai buono e chiudi gli occhi. Gli occhi? Sì. Ecco fatto. Bene. Ora... pensa intensamente a Cécile. A Cécile? Fa quello che ti dico. Perché a Cécile? Ora guarda attentamente Cécile. Ma no, con gli occhi chiusi, così la vedi meglio. Sì. Bene. Dimentica che è una mia amica e considerala solo come donna. La vedi? La vedo. Come la trovi? Meravigliosa. Ma non la trovi anche un po' scema? Non è soltanto l'intelligenza che conta. L'intelligenza, per quello che vorresti farci. Per me non fa differenza. Adesso pensa a Olga. Non ti va più? Come? È un gioco più divertente degli scacchi. Prosegui. Olga ti viene incontro. Ti sorride. Ora è vicina a te. Molto vicina. È meravigliosa. Anche lei. Ma non ti piaceva Cécile? E questo che significa?
Sono deliziose tutte e due. Sei incontentabile. Lucienne adesso. D'accordo, avanti con Lucienne. Che bellezza. È meravigliosa. Lucienne anche. Non mi sembri soddisfatta. Sì, sì, sono contentissima. Non siamo obbligati a fermarci a queste tre. Ne hai altre? Ah, no! Mi sembra che tre bastino, eh? Un transfer triplo. Povera cara. Le cose vanno male. Sempre peggio. Oh, Hélène! Lucienne, ho bisogno di te. Di me? E anche subito. Vieni a trovarmi. No, parliamone ora. Ma non devi andare a confessare? Sì, ma a te. A me? Vieni, andiamo. No, Hubert mi sta aspettando per l'inventario della farmacia. E François ha bisogno di me per guarire. François è malato? Sì, molto malato. Adesso ti racconto, vieni. Guarda chi c'è. Hélène, che sorpresa, già in piedi. Buongiorno, caro Ivea. Come sta? Sai, Hélène ha voluto venire ad aiutarci a fare l'inventario. Ah, benvenuta allora, prego, si accomodi. Mi raccomando, non contraddirla. No. Ma Hélène, lo sai che quello che chiedi è condannato dalla religione? Oh, sarebbe condannato se io non fossi d'accordo. Ma dato che sono io che te lo chiedo, e questo cambia tutto. Tutto? Certamente. E mettiti in testa che non te l'avrei mai chiesto se non si trattasse della salute di François. E tu devi considerare però che se avessi preso questo tuo passo come un invito a diventare la sua amante, per usare una parola un po' grossa, ebbene ti avrei detto subito di no. No, non vi disturbate per carità. Dov'è la diadermina? Là, sotto il naso. Ah. Hubert, figurati che lei... Non contrariarla, mi raccomando. Buon lavoro, signore. Non avrai mica intenzione di raccontarglielo? Perché non dovrei? Assolutamente. Non è una malattia da vergognarsi, ben inteso. Ma è meglio che rimanga fra di noi. Vedi, sono un po' disorientata. Mi avevi detto che François era malato nell'anima. Sì, ma i malati nell'anima guariscono solo sottoponendo il corpo a determinate cure. Ah. Ma sei sicura che proprio con me François voglia fare questo trasporto? Ah, transfert. Sì, ne sono proprio sicura. Beh, vedi, la cosa mi stupisce molto. Anche a me. Eppure così. Oh, tu mi metti in un tale imbarazzo? Su, andiamo, Lucienne. Ma tu capisci, io pensavo di dover curare François come un'infermiera. Come infermiera? È quello che voglio, non ti sto chiedendo nient'altro. Nient'altro, oh sì. E no? Senti, Hélène, io conosco un sacco di infermieri e ti assicuro che non... Ma infermiera dell'anima. Le azioni non vogliono dire niente, Lucienne. Conta lo spirito con cui si fanno. Quello che pensi tu può anche essere somministrato come una medicina, come la mostarda che, pur essendo un condimento, può anche essere usata come un cataplasma. Oh, che responsabilità. Una malattia dell'anima, diagnosticata da uno specialista, una nevrosi. Ossessiva. E ossessiva anche. Beh, ci devo riflettere sopra, sai? Cerca di far presto, perché François è nelle condizioni ideali. Ideali per far che? Ma per trasferirsi. Senti, prima di prendere una decisione, devo parlarne col mio confessore. Al tuo confessore? Ma non sarei mica impazzita, no? Non si parla mai di queste cose al proprio confessore. Prima, dopo, casomai. Saint-Gilles. Eccolo qui. cara Hélène, lei non sa quanto le vuole bene mia moglie. Sì, è vero. Ha sentito, la metta alla prova e vedrà. Avanti. Ciao, ciao. Hai pure la benedizione di tuo marito. A pensarci bene, infermiera dell'anima. Non mi dispiace. Di un po'. Se Hubert lo venisse a sapere, credi che quel tuo professore mi rilascerebbe un certificato medico? Ah, ma sì, certamente. Buongiorno, Blaise. Buongiorno, signore.
La signora è già rientrata? No, signore. Ma c'è la signora Grampieri in salotto. Mia moglie sapeva che veniva? Sì, sì, signore. La signora prega il signore di farle compagnia. Mi ciderebbe molto. Ah. Va bene. Oh, mia cara Lucien, sono felice di vederla. Buongiorno, François. Ma sa che la trovo in forma veramente splendida. Oh. Ah, sì, 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 senza parrucchiere, senza sarta, senza massaggi, però brava, brava. Si interessa sempre alle opere pie? Sempre, François. Ah, è una donna ammirevole. Lo dicevo a lei non più tardi di ieri sera. Lo so, François. E le ha detto anche fino a qual punto l'ammiro? Mi ha detto tutto, François. Non le ha mica chiesto qualcosa di speciale, no? Sì. Che cosa? Mi ha chiesto di farle un favore. E le è sembrato un po' stravagante? Sì, mica è un genere di favore che si chiede tutti i giorni. Oh, non ne dubito. È un favore da farsi solo fra grandi amiche. Ah, sì. E si sentirebbe in imbarazzo a dirmi quello che le ha chiesto. Un po', devo confessarlo. È un favore da donna a donna. Sì. Senta, io non voglio sapere di che si tratta, ma se può farglielo, glielo faccia. Glielo chiedo come una grazia. Non bisogna rifiutare niente a Elaine in questo momento. A meno che non le costi troppo. Ebbene, sa, forse mi costerà meno di quanto non pensassi. Allora accetta. Ah, che brava. Elena, hai lei un'amica preziosa. Sa una cosa? Se lo faccio anche per lei. Che affascinante sorriso ha detto, sa una cosa, lo faccio anche per lei. Lasci che le dia un bacio, permette? Beh, adesso è naturale. Certo che può, François. E mi dica, spero che perciò non debba modificare le sue abitudini. Un po' sì, per forza. Pretenderebbe troppo. In ogni caso, vorrei che Hubert restasse fuori dalla cosa. Hubert? Ah, bene. Per quanto avrebbe tutto il diritto di andare fiero della sua generosità. A dir la verità, non ci tengo. Lei è anche modesto. Ah, cara Lucien, mi dispiace di averla trascurata. Sì, 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 mi dispiace. Mi rimetterò in pari a partire da oggi. Da oggi? Sì, ci vedremo tutti i giorni. Tutti i giorni? Tutti i giorni, tutti i giorni. E dove? Dove cosa? Dove ci vedremo? Un po' qui, un po' a casa sua. Oh, no, 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 no. Preferirei altrove. Altrove? Ah, andremo dove vuole. Le piacerebbe in campagna? In campagna? Sì, per quanto... Per quanto? So che è stupido, ma... ho paura delle vacche. Stia tranquilla, con Elena e me lei starà più che al sicuro. Ah, perché verrebbe anche Elena? Non vorrà mica lasciarla sola a casa. No, certamente, ma... Che c'è, non le va? Solo che dovrò abituarmi a tutte queste novità. Oh, vedrà. Ci divertiremo. Il fatto è che certe cose succedono talmente all'improvviso che... Sì. Ma lei ha saputo ispirarmi tanta fiducia. Oh. Sa che è molto, molto carino, François. Oh, Lucien. Senta. Sì. Permette che questa volta glielo dia io un bacio? A sua disposizione. Oh? Sono affari che ti interessano? Sì. Eh? No. Ah, ecco. Oh, cosa penserà suo maggiordomo? Stia tranquilla, tutto bene. Ne parlerà a Elena e le farà tanto piacere. Povera Elena. In fondo l'ha voluto lei. Mi deve scusare. Ma... gli affari, sai... Allora, Blaise, com'è andata? Molto bene, signora. Il signore si è staccato ora dalle braccia della signora, e cioè dell'altra signora. Ah, sì? E che è successo? Oh, soltanto un bacetto. Si sono anche un po' seccati quando sono entrato. Sì, la signora può essere contenta. Se continua così, tra un po' ci siamo. Bene, bene, grazie. Lo struzzo.
disporsi per la Sfinge. Così su. Povero François, ancora non ci credo. È una bella disgrazia. Hai detto una nevrosi ossessiva. E lei in silenzio. L'uccello. Hai provato con un cambiamento d'aria? Non d'aria. Di letto. Di letto? Silenzio, per favore. Gli ha prescritto delle medicine? No, deve fare una cura. Diciamo con un infermiere. E ora l'ipofisi. Di un po', con un'infermiera non sarà pericoloso. No, se mi rivolgo a un'amica. Hai qualche idea? Sì. Tu? Io? E due. Chieda all'ufficio esportazioni. François. Cécile, è successo qualcosa a Hélène? No, e non le succederà niente. Perché non posso. Sono venuta per dirglielo. Ah, così non può. Ma cos'è che non può? Farle quel favore che mi ha chiesto ieri. Perché gliel'ha chiesto anche a lei? Perché anche a me, l'ha chiesto anche a un altro. Sì, agli si è. Ma se lo ha chiesto anche a lei, avrà avuto le sue ragioni, si accomodi. Ma François... No, stia seduta. Capisco che Hélène abbia le sue buone ragioni. Non voglio essere cattiva, ma quella povera Lucienne non avrebbe le qualità per rendere un favore del genere. Ah, no? In questo caso niente esitazioni, lei accetti. Sarà un segno d'amicizia che non dimenticherò mai. Oh, è quello che dicono tutti gli uomini. Ah, vuole offendermi, Cécile. Io non lo dimenticherò. È possibile. In genere si ricordano tutti dei miei favori. Io insisto, Cécile. E la prego di credere che anche a me farà molto piacere. Oh, ne sono convinta, ma non posso. No. Non posso io. E dire che sono molto generosa di solito. Sai, io devo dare. Ah, sì, da bambina regalavo i miei giocattoli. Da grande non ho mai potuto vedere un uomo rattristarsi per il rifiuto di una cosa tanto semplice. Tanto semplice da concedere. La prodiga dovrebbero chiamarmi. Per questo è strano che una donna così generosa non... E vuole sapere perché? Sì. Perché vi ammiro troppo, Hélène. E lei. Ma se sì. Siete una coppia perfetta. Filemone e Bauci. Filemone? Oh, non posso sciupare tutto, è troppo bello, no? Cécile, aspetti. No, non deve pensare a me né a Lucienne. Sarebbe un peccato. Cécile! Troveremo un'altra cura. Sì, ma adesso si calmi. Di che cura sta parlando? Vede, sto tremando. Sì. Lo sapevo, c'è sempre Hélène fra noi. Cécile, io comincio ad avere delle idee un po' strane. No, non deve. Mi dica questo. Non mi tocchi. Resti Filemone. Signorine, lavorate. Che avete da guardarmi? Signor Faustin? Sì. Sua moglie l'ha cercata al telefono. Mia moglie? Sì, ha avuto un piccolo malessere. Un malessere? La prega di andarla a prendere. Andarla a prendere dove? Allo yoga, dalla sua amica Olga. Oh, vado subito. E tre. Il saluto al sole. Hélène! François! Olga, cos'è successo? Hélène si è sentita male? Non è stato niente, se ne è tornata a casa. Venga di là, mio caro. Mi dica la verità, la prego. Oh. Davvero non è qui, Hélène? No, non è Hélène. Venga di là. Ah, continuate il saluto al sole. Il saluto al sole. Olga? Sono veramente preoccupato. Non c'è motivo. Hélène non le ha chiesto per caso di farle un favore? Io voglio dire un favore che esce un po' fuori dall'ordinario. Quello che è fuori dall'ordinario? Sì. È che sia stata una moglie a chiederlo. Ah. Olga. Olga! Un momento, come siamo eccitati. Yeah.
François. Sì? Ma che siamo impazziti? Completamente. Santo cielo, e le altre? Non deve più pensare alle altre. Se senta, Olga, questo favore... François. Sì, sì. Io favore non ne faccio mai. Ah, no? No, mai. E beh, come al solito. Ma anch'io, François. Sì. Ti desideravo tanto. Andiamo bene, proprio bene. Io credo, Olga, che lei stia esagerando. No. No? Ero tanto inibita, François. Ah, sì? Terribilmente inibita. Poi Elena ha parlato e tutto è diventato chiaro. Questo mi stupisce parecchio. Inibita, François, è terribile, sei terribile, anch'io ero tanto inibita. Ma no. È terribile, ti va dico! Va bene, è terribile. Ora mi scusa, ma ho un appuntamento con Elena. François. Sì. Sono degli anni che stiamo aspettando. Appunto, possiamo aspettare un altro po'. François. Sì. Sii molto gentile con Elena. Glielo prometto. Caro il mio inibito. Sì, 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 sì. Mi scusi. Elena! Elena! François! Ah, lei è qui! Non ha mica visto Elena! Oh, santo cielo! François, sono venuta a dirle che mi adatterò volentieri ad ogni genere di novità, compresa la campagna. Molto bene, ne riparleremo un'altra volta. Blaise, dov'è la signora? La signora non è rientrata. C'è della posta, signore. Ecco qua. Ah, è per la signora questo. Un momento. Da qui. Visto bene? Beh, signore... Basta così, fuori dai piedi, sì, fuori dai piedi! Edizioni Psicorama. Che roba è? La psicanalisi. I complessi fondamentali. Augurando alla mia cara cliente la completa guarigione di suo marito, psichicamente suo professor David Kugloff. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ciao. Oh, credevo fosse Elena. Ma che cos'hai? Che cos'ho? Guarda, è evidente, balza gli occhi, guarda, guarda qui, guarda. Che roba è? Che roba è? Non puoi capire, vieni, vieni con me, vieni, vieni. E che fai? Blaise? Sì, signora. Blaise, che cosa sta succedendo? Beh, credo che... insomma, non lo so, signora. La psiche delle donne. La libido tra i coniugi. La rimozione per contagio. Cosa? La rimozione per contagio? Beh, adesso è tutto chiaro, non ti pare? La psicanalisi le ha dato alla testa e sono io che le faccio da cavia. Ma sì! Mio povero François. Ti fa ridere? Preferisco questa a una nevrosi. È quella che avevo, eh? Sì, ossessiva. Oh, ossessiva. E non sai ancora l'ultima. Le sue amiche. Lucien, Cécile, Olga. No, non puoi capire. Lo voleva lei, capisci? Lo voleva lei. Cosa voleva? Niente. La rimozione per contagio.
mio caro professor David Kugloff, è mia moglie che bisogna guarire con la psicanalisi e non ho bisogno di lei. Vuole la rimozione per contagio? Perfetto, la contagio io. Che intenzione hai? Niente. Oh, niente, vedrai. Niente. Ciao, Cecilia. Ciao, Elena. Con permesso, Cecilia. Mia cugina. Oh, non qui, per favore. Salute. Carissima, come sta? Buonasera. Posso sedermi? Ecco, dunque di che. Buonasera, mia cara. Oh, Lucia! Allora, io vengo, tutto a posto? È stato François, sai, a voler dare questo ricevimento. Sì, lo so. Spero che questa serata le farà dimenticare i problemi della Camera di Commercio. Lo spero anch'io, mio caro Fostello. Ma guardalo, è diventato un altro dopo la cura. Scusa, cara, non mi hai spiegato bene, è molto dura. Per me soprattutto. Prendi un'infermiera. Ne ho prese tre. Naturalmente è inutile ricordarvi che... intesi? A tra poco. Ho l'impressione che mi divertirò un sacco. E la signora, come la prenderà? Sono ordini del padrone. Pronte? Pronte. Pronte. Grazie. E come si dice nel tennis, cambio del servizio. Credi proprio. Ma certo, mia cara. È cambiato niente? Mi sono mai ritirato? Blaise, non l'hai messo a corrente? Blaise, ma no, Blaise, no! Io... François, dovevamo vederci tutti i giorni, ma... Ma Hubert non le ha detto niente? No, di che? Beh, non importa, tanto tra un po' lo vedrà da sola. Lei che aveva paura delle vacche. Allora, cara, sei contenta? Sì. Ho organizzato questa serata per distrarti. Vedrai quando poi si animerà. Cristiano ha commesso un'enorme sciocchezza. Non ho osato mettere Lucien al corrente. Che complessato. Champagne. Sì. No, no, io trovo che la vita sta diventando impossibile. Hubert, un farmacista è quasi un medico. Ma oggi è diventato quasi un profumiere. Io credo che siano i nervi. I nervi? Sì, i nervi. Ah, i nervi? D'accordo, i nervi. Ma allora come spiega che più ci sono macchine e più gli uomini si stancano? Perché lavorano di più per comprare le macchine che gli eviteranno di stancarsi. In tutti i casi, una cosa è certa. Che noi farmacisti, quello che vendiamo di più, non sono i dentifrici, o l'aspirina, gli sciroppi o le pillole. No, 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 sono i tranquillanti. L'hai visto? Incredibile. Hubert? Oh, François, cosa dobbiamo fare? Senti, facciamo come se non fosse successo niente. Fortunatamente i nostri invitati sono persone per bene, salvo lui. Hubert, ti prego, rimettiti le scarpe. Poi ti spiegherò. Tocca a lei, signora Dutail. Ci tiene proprio tanto. Che c'è di male? Guardi il signore Grandpierre. Grandpierre. Già, beh, ma lui è un uomo. E lei è una donna. Affascinante. Bene. Ci siamo. Elaine, deve scusarmi, ma fa molto caldo qui dentro, non le pare? Sì, molto. François! Sì, cara? Vuoi aprire un po', per favore? La finestra, certamente. No, no, non si disturbi. Nessun disturbo, per carità. Grazie. Se permette, mi metto un po' più a mio agio. Ma prego, cara, prego. Qualcosa che non va? Ora mi sento meglio. Su, raccogli il vestito della signora e portalo in guardaroba. Bene, signora. E fa presto! François. Sì, l'esempio è stato fatale. Potresti dire qualcosa a suo marito? Sì, ma è meglio che glielo dica tu, cara. Signor Dutail. Sì. Che c'è, signora? Niente. Niente. Permette.
prendo dei sigari. Non qui. Vi avevo detto davanti a tutti quanti. Non possiamo, signore. Ma dovete fare solo finta. In queste cose non si può far finta. Ho capito. Siamo costretti a farlo sempre di nascosto. Ecco, che vuole? L'abitudine. Tanto carini. Sì, sì, questa è proprio buona. L'impiegata più seria della fabbrica. E lei, futuro dirigente. Così durante il lavoro fate queste cose. Ne riparleremo. Ora poche storie. Andate nel salone e attenetevi alle mie istruzioni. Devo levarmi il vestito anche? Naturalmente, come tutti gli altri, e subito anche. Questa è insubordinazione. No, no, ripensandoci bene, se lo rimetto, è meglio. Aiutami su. Però... Ma voglio parlare. Sì, aspettiamoci alla pazza gioia. Che c'è? Elena aveva proprio ragione. Ma senti, ai! E il mio piede non importa, perché? Per aver avuto un'idea simile, François deve essere proprio uscito di segno, è vero? Sarò io a farcelo rientrare. Non ti mischiare, levati il vestito anche tu, ti farai notare. No, mai e poi senti, mai. Senti, io... Ai! Elena! Oh! Su, ora non ci guarda. Sei sicuro? Divertente, eh? Ah, signor Presidente, non so cosa sia successo ai miei invitati. La prego di volermi scusare. Oh, non si preoccupi, mia cara signora, sono tutti scusati. Con permesso. Hélène, guarda! Alla ruossa! Bravo! Oh, niente gelosia, cara. Tu dovresti essere la più contenta. Oh, sì, sì. Il signore non si toglie anche le scarpe? Professore! Professore, finalmente! Venga, venga! Guardi lì! Divertente, vero? È la festa più sfogliata che abbia mai visto. E sì che ne ho viste. Si tratta di un caso di rimozione per contagio. Collettivo, senza precedenti. Ah, grazie, signora, grazie. Per merito suo vedo trionfare le mie teorie. Oh, grazie, signora, grazie, grazie. Questo contagio... Professore, grazie per aver voluto accettare il mio invito. Attento. Sua moglie crede di avermi invitato lei. Ah, beh. Così pensa che la signora Faustin mostri dei sintomi di squilibrio psichico. Ah, sì, caro professore, sì, sì, sì. Ho avuto anch'io la stessa impressione, fin dalla sua prima visita. Permette. Grazie. Stavo cercando. Bella serata, vero? Bellissima. Ti sei rivestita? Sì. Ti preferisco così. Christiane, fai parte anche tu del complotto? Che complotto? Sono forse un po' svagata, ma non completamente idiota. È François che ha organizzato questo spogliarello collettivo? Ebbene sì, ha voluto darti una lezione. In pubblico? Avrebbe fatto molto meglio a darmela privatamente. Ma vedrai, me la paga questa. E lei? Ma il suo bel vestito, lo vogliamo togliere. Basta con la musica, propongo un numero di spogliarelli. Oh. Signor François. Signor François. Che cosa vuoi? Temo che non ci sia più champagne, venga a vedere. Oh, hai scelto un bel momento per dirmelo. Eh.
psichicamente affascinante. Una serata così, e chi se la scorda? Oh, dobbiamo fermarla o andrà all'inferno. In quella tenuta avrà meno caldo. Oh. Questa François non se l'aspettava. Lucien, cosa le succede? Oh, santo cielo, andiamo! Copriti! Copriti! Vieni via, cara, vieni via, subito! Muoviti, muoviti, cammina! No, 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 non si passa! Ti verrà, cazzo, lasciamoli solo un momento, andiamo! E ci ride anche! Ma che brava! Uscite subito di qui! Avanti, andate via! Subito! Sì, signore! A noi due adesso. Finalmente so di quale complesso soffre il signor Faustin. Sì, e qual è? Su, venga, andiamo. Quello della fedeltà. Il complesso di Filemone. Ora chiudi gli occhi. Cerca di immaginarti una grande nave, l'Île de France. La vedi? Sì, la vedo. Partirà tra 8 giorni per la sua crociera annuale. Adesso immaginati una bella cabina di lusso sul ponte principale. La vedi? Io la vedo. E ci sono anch'io, con la mia infermiera dell'anima. Ma quale? La sola che ami. Tu, mia cara. E sai cosa facciamo adesso noi due? No. Ma un transfert, amor mio. Sì, amor mio. Mm-hmm.